Sostenibilità e territorio, un progetto di ricarica delle falde acquifere nel Veronese. A2A in Piemonte, oltre 160 milioni di euro di valore economico generato nel 2023. Nella sede di Confindustria Verona, Coca-Cola HBC Italia e il Consorzio di Bonifica Veronese hanno annunciato una collaborazione decennale finalizzata alla realizzazione di un'area forestale di infiltrazione nella zona di Alpo, in provincia di Verona, per favorire l'immissione di acqua nelle falde acquifere. Il progetto riguarda un'area di circa 15.000 metri quadri di superficie boscata. Area forestale di infiltrazione è un'area coperta da alberi in cui si mette acqua buona che sarebbe persa andando al mare, per rimpinguare le falde sotterranee, quindi stoccarla per i momenti di bisogno, intercettandola ed evitando che venga persa andando al mare. Certificato Gold da Water Alliance, lo stabilimento di Nogara in provincia di Verona ha investito dal 2013 ad oggi oltre 150 milioni di euro in sostenibilità, con particolare attenzione alla tutela della risorsa idrica. Questo progetto fa qualcosa di più e oltre, che non impatta direttamente, diciamo, sullo stabilimento, ma sul bacino idrico del territorio. Lo stabilimento di Nogara è il più importante d'Italia, ma è il più grande in Europa per capacità produttiva, e sostanzialmente ci siamo focalizzati su due aree: da un lato appunto l'utilizzo responsabile dell'acqua, dall'altro il packaging. Abbiamo lavorato per packaging al 100% riciclabile prodotto a Nogara, abbiamo lavorato per ridurre la materia prima vergine, quindi diciamo abbiamo cercato di minimizzare l'impatto sull'ambiente delle nostre attività. Un progetto concreto e vicino al territorio che restituisce all'ambiente una risorsa indispensabile come l'acqua. È un'operazione molto diciamo equilibrata appunto a livello di territorio, è molto tangibile, visibile e appunto misurabile. Io dico sempre che qualsiasi miglioramento è visibile quando è misurabile, questo è un caso concreto. Oltre a dotare tutta la fascia di ricarica della falda di queste aree di infiltrazione, il consorzio mira ad estendere l'arco di tempo in cui è possibile la ricarica. E quindi riuscire a fare anche una derivazione nel periodo invernale, cosa che oggi non è concessa, e chiederemo appunto la possibilità di farlo alla Regione, per caricare la falda anche in tutto quel periodo in cui l'irrigazione non viene fatta, e che ha comunque un effetto di ricarica della falda, e quindi per iniziare a fare questo percorso anche durante il periodo invernale. Supera i 160 milioni di euro il valore distribuito da A2A sul territorio piemontese. Il gruppo ha investito 17 milioni di euro in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica e ha recuperato oltre 100.000 tonnellate di vetro grazie all'impianto di Asti. 73.500 le tonnellate di CO2 evitate e più di 8.500 tra studenti e docenti coinvolti nei percorsi di educazione alla sostenibilità messi a terra dalla Life Company. Sono solo alcuni dei dati emersi dal sesto bilancio territoriale del Piemonte presentato a Chivasso da A2A. Il sesto bilancio di sostenibilità conferma l'importanza del Piemonte nel panorama del nostro gruppo. Il Piemonte si conferma la seconda regione italiana per presenza del gruppo A2A. Oggi portiamo dei dati molto significativi, oltre 160 milioni di euro è il valore che il gruppo ha generato sul territorio. Una gran parte di questi sono legati alla nostra supply chain, quindi agli ordini attivi che noi abbiamo conferito nel corso dell'anno alle imprese del territorio, un numero che è aumentato di oltre il 58%. Il Piemonte è una regione su cui A2A vuole essere presente, vuole essere sempre più presente, quindi non farà mancare il suo impegno in termini concreti, quindi con iniziative e investimenti. Il bilancio di sostenibilità sottolinea l'impatto positivo del gruppo sul territorio. La presenza del gruppo A2A nel territorio piemontese rappresenta un asset fondamentale in un momento delicatissimo di transizione energetica. Bisogna aprire l'amministrazione pubblica a forme di partenariato con il privato, come avviene nei servizi alla persona e dovrebbe avvenire anche nei servizi a rilevanza economica importanti per la collettività come questo.